Pietro Tricotte 5 alla gioielleria, il proprietario ci ha chiamato al 113. Chiamando la signora Adriana. Pronto? Buonasera, chiamo dalla polizia stradale, vorrei parlare con la signora Di Bartolo, per favore. Pronto? Sono io. Ah, mi sente signora? Sì. Signora, le chiedo scusa per il disturbo. Abbiamo il signor Roberto Di Bartolo che ci chiede di chiamarla. Perché? Lo abbiamo fermato qui a Napoli, in centro, in zona Piazza Carlo III. A bordo della sua Golf aveva un pacchetto di monete, di banconote false. Noi lo abbiamo fermato per un semplice controllo di quelli normali che si fanno, patente e libretto per intenderci. Abbiamo fatto una veloce ispezione alla macchina. Ma che sta dicendo? Nel cruscotto abbiamo trovato queste monete false. Lui dice di non sapere da dove provengono. Noi purtroppo lo dobbiamo trattenere per una serie di controlli. Ma scusi, ma è uno scherzo? No signora, non lo è affatto. Ma lei mi passi mio marito, scusi. Un attimo signora, un attimo solo. Non glielo potrei neanche passare perché suo marito è sottoposto a fermo. Ecco. No, e me lo passi, scusi, perché oggigiorno non è che uno sa la verità. Adesso un attimo solo. Perché mio marito non penso proprio. Questo signora, io non lo conosco, quindi non posso dire, penso, non penso. Me lo passi. Mi permetto, faccio il mio lavoro. Signor Di Bartolo, c'è sua moglie al telefono, molto agitata. Ci pensi lei, grazie. Pronto? Pronto? Sì, Adri. Ma che è? Hanno fermato qua, c'aveva sto pacchetto della macchina, ma io non so niente. Ma come è che gliel'ha messo? Io che ne so, guardi, chi gliel'ha messo? No, io non posso chiamare mia mamma perché sennò lei lo sa come è fatta. Ma almeno non lo so come che mi fanno qua, capito? E perché tu mi fai preoccupare? Io che posso fare? Già, io ho trovato. Ma scusa, ma la macchina è di tuo padre, la usate voi, ma chi gliel'ha messa? Ma la signora scusa. Non le può procurare, lei ha bisogno di un avvocato adesso, la signora non le può procurare, o lei ha il numero di telefono. Ma cose da pazzi, ma come non c'è niente? Passi il telefono. Signora? Prego, mi dica. Sono sommessa, le chiedo scusa. Non possiamo stare molto tempo al telefono, dobbiamo andare in centrale. Il Di Bartolo ha bisogno di un avvocato penalista in questo momento. Ma cose da... Lui... ma vi rendete conto? Signora... Ma mio marito, ma non lo so, ma... Cosa vuole che le dica? Io sto facendo il mio lavoro, stavo facendo un semplice controllo. Non immaginavo di trovare nella macchina di una persona apparentemente così per bene come lui... Poi posso anche credere che lui non ne sappia niente e che qualcun altro... Ma certo che non ne sa niente! Ma per l'amor del cielo, e dobbiamo indagare o lo lascio andare così con un pacchetto di 400.000 euro? Io non sono a Napoli! Ah, lei non è a Napoli? No! Ma questo non me l'aveva detto. Vabbè, comunque... Perciò io non mi posso interessare di questa cosa, gli dico che chiama sua mamma, per favore. E dice che le viene un colpo, e io che devo fare? Lo so che gli viene un colpo, ma magari a mia mamma ci viene un colpo. Ho capito, vabbè. Ma scusa, intanto devi chiamare sua mamma, qualcosa si deve fare. Sì, perché noi lo tratteniamo, perché la legge prevede che noi lo dobbiamo trattenere almeno 48 ore. Poi sarà il GIP a decidere se il fermo è convalidato o se invece può tornare a casa ai domiciliari fino poi a stabilire la causa. Ma che sta dicendo? Signora, mamma finché mia. Non. Allora, signora, le spiego. Finché non si capisce questo denaro da dove proviene, lui dice che non ne sa nulla, d'accordo? Certo, e io facciamo che gli voglio credere, d'accordo? Ora la scientifica deve fare i rilevamenti, le impronte digitali, tutto quello che bisogna fare all'interno dell'automobile, dopodiché dobbiamo stabilire questo denaro lì chi ce l'ha messo. Finché non si stabilisce questo denaro lì chi ce l'ha messo, faccio un favore, gli dico a mio marito che se non glielo vuole dire a sua mamma, che glielo dica a sua zia, qualcuno si deve muovere. Va bene, glielo ripasso un attimo, se Di Bartolo, ecco. Prego. Adri! Roberto, ma è la verità, è uno scherzo! Adri, vedi come devi fare, cerca di... Ma che devo fare? Adri! Capito? Ma chiama tua zia, tuo padre! Che chiama mia zia e mia madre? Che chiama mia zia e mia madre? A chi chiamo che gli faccio vedere un colpo? Ma io che cosa devo fare? Adri, cerca di venire, perché... Ma come vengo io? Adri, vedi un po' tu, almeno fammi sta cortesia, perché sto pure digiuno, capito? Non ho mangiato niente. Vabbè, quello non si preoccupi, adesso viene in centrale, le prendiamo noi qualcosa, non è un problema. Chiama tuo padre o tua madre. Se ha bisogno di mangiare, ci pensiamo noi, non è un problema.
Chiama tua zia qualcuno. Chiedo scusa, signora, lei è molto lontana, posso chiederle? Io sono in Sicilia. Sì, ho capito questo, ma in che città è? Perché magari le mandiamo noi un prepagato della polizia e se può prendere un volo e rientrare, le mandiamo noi un... Ma io non posso perché ho delle cose da fare qua a sbrigare in Sicilia, allora perché sono venuta. Ma lei è la moglie di questo signore o siete separati o cosa? No, sono, certo, sono la compagna di lui. La ma compagna? Che, ah, quindi lei, chiama... non è la, lei non è la moglie... Quindi lei non è la moglie, lei è la compagna. Sì. E quindi il signor Di Bartolo non è sposato con questa signora. La signora non si può prendere nessuna responsabilità. È come se, purtroppo, per la legge italiana è convivente, è come se non fosse nessuno. Capisce? Come se fosse un'amica. Ma scusa, ma lui non tornava con la madre, con la zia dal lavoro? No, era solo in macchina. Era solo in macchina. Ma poi ancora è presto per uscire dall'ufficio. Si calmi, si calmi. No, è inutile che piange. Non si preoccupi che la risolviamo la situazione. Se lei veramente non c'entra niente, non devi aver paura. Si risolve in 3 o 4 giorni. D'altro canto ci dobbiamo rendere conto di quello che ci fanno questi soldi falsi nel cruscotto. Ma gli dica che chiama sua zia assolutamente. A chiami qualcuno a sua zia. La signora dice di chiamare a sua zia. Si calmi, non pianga. È inutile che si fa venire le... Se no mi costringe a chiamare un'ambulanza. E a farle dare dei calmanti. Si calmi, Di Bartolo, si calmi. Io chiamo subito a qualcuno della famiglia. Ma lei, qual è dove ce l'avete? Può segnare, signora, le lascio tutti i dati. Mi dia, dammi una penna. A carta e penna? Un attimo. Prego, prego. Madonna mia, ma come non si finisce mai? Ma quale... Mi dica, allora, mi dica. Via Comunale. Via Comunale. Tavernola, con la T di Torino. Via Comunale Tavernola. 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 Ho capito. 166/B di Bologna. 166 barra B di Bologna. Di Bologna, 80-144. 144 80-144. Ho capito. Citofonare Ester. Citofonare Ester? Sì. Citofonare Ester. O Paola. Sono due ragazze. O Paola. O Paola. Paola. Ma che zona è? Alle spalle dell'aeroporto. Non so se ha presente. Spalle aeroporto. Non si confonda col palazzo a fianco, dove invece ci sono Salvatore e Ciro. Cioè qui ci sono Paola ed Ester. A fianco ci sono Salvatore e Ciro, ma li riconosce subito. Diciamo così, proprio anche dai tratti somatici. Non... Ciro? Ciro e Salvatore. Salvatore. Ho capito, va bene. A posto? Sì, grazie. Un attimo solo, Di Bartolo, si è calmato? Me lo passi di nuovo? Prego, prego, Roberto, prego. Sì. Oui. Robby. Adri, sei su Radio Marte, uno scherzo. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci da là. Ci sei cascato, osce. Citofonare? No! Fabio, che divertimento! Questa mo ti porti cannoli, ma sei a Rotenvizze che stai cannoli? Sei a Rotenvizze che stai cannoli, te lo dico io.